anni che vuoi, e prendi tutte le medicine che vuoi, ma se non aumenta, cioè, se non vivi di più, non serve assolutamente il tubo, no? Cominciare a parlare dello screening. Quindi la ricaduta va benissimo sull'emoglobina glicata, ma poi dobbiamo anche lì, le date sono importanti per capire quanto effettivamente quelle che sono inerte incidono alla per quanto riguarda la sopravvivenza, che poi è l'endpoint definitivo del paziente, oltre che naturalmente le complicanze, cioè fargli vivere una buona qualità. Pensate solo che noi in Italia siamo pieni di, perché il campo oncologico, ma non solo, di registri AIFA, siamo stati i primi a partire, dovevano essere quelli che ci permettevano di fare tutta una serie di analisi. Adesso noi siamo partiti per prima, non l'abbiamo mai utilizzati. Per quanto effettivamente la terapia che io metto dentro il registro incide sulla sopravvivenza, lo potremmo sapere domani mattina, ma non l'abbiamo ancora mai fatto. Gli altri sono partiti dopo, gli altri paesi europei invece lo fanno, anche per andare a rinegoziare il farmaco, cioè se veramente il farmaco ha un grande impatto, io magari ti riconosco con un valore superiore. E chiudo dicendo quindi che anche nel campo della diabetologia, ho sentito prima il collega che parlava di questioni economiche. Il mio amico Francesco Minnini, che è un economista sanitario, mi dice: ma nessuno prende mai in esame, per esempio, l'INPS, se tu non curi bene il diabete, poi comunque questi prendono la pensione di invalidità. Alla fine, quello che risparmi di un contenitore finisci per, no? Per pagarlo con l'ultimo carrozzone pubblico rimasto in questo paese. Qual è il problema? Il problema è che anche a livello istituzionale e a livello, come dire, tra virgolette, politico, bisogna capire che questi benedetti direttori generali, che qui hanno già lunga sopravvivenza, ma la vita media del direttore generale della nazionale sui 2 anni e mezzo, 3 anni, dovrebbero avere una visione lunga per ciò che concerne le decisioni che fanno, anche nell'investimento del farmaco, anche nella rete assistenziale. Il problema è che questi sono centri di costo, quindi non gli importa assolutamente nulla. Cioè, quello che loro devono fare è portare come obiettivo a fine dell'anno un risparmio di un certo tipo. Neanche il budget, neanche un bilancio. Il bilancio c'è una struttura privata, la struttura pubblica sono centri di costo, ma per cui quello che interessa alla fine è la riduzione del costo. Allora io credo che oltre a sviluppare cosiddette reti assistenziali, partendo dalla rete di patologia, che anche qui mi permetto di dire, qui siamo una delle regioni che funzionano meglio, ma anche la rete di patologie, su chi fa che cosa, sull'ictus per esempio, una delle complicanze del diabete, chi è che fa la trombolisi, chi è che fa la trombectomia, cioè chi è che manda il paziente a un altro. A me non risulta che esista ancora un tipo di, no, di organizzazione di questo tipo. Bene, anche sulla rete assistenziale, però credo che quando si vada a fare un attimo di impegno decisionale, sia a livello di ATS, che adesso è agenzia, sia a livello di regione, sia a livello di regione Veneto, con l'azienda Zero, sia a livello di Elisa in Liguria, sia a livello di altro pasticcio che sono altre regioni, quello che però tutti dovrebbero avere, soprattutto una malattia epidemica e pandemica come questa, è di dire: io faccio gli investimenti, perché poi la ricaduta può essere un costo adesso, ma poi la ricaduta è un risparmio sia in termini di qualità che in termini di sopravvivenza. Quindi la giornata di oggi, secondo me, non è assolutamente una conclusione, ha detto un sacco di cose interessanti. Quello che tutti sperano, prima o poi i pazienti, che si arrivi a decidere veramente di fare chi fa che cosa, che tutti, che la maggior parte, abbiano la possibilità di dare queste formule, le incretino, non si capisce perché non possono dare invece in medicina generale come in AO, no? Poi noi negli ospedali abbiamo la gente che qualcuno di che viene a fare, no? Visita ambulatoriale, vanno avanti e dietro, e anche per i farmaci diabetologici questo effetto ping pong, per cui il diabetico non deve venire in ospedale per farsi prescrivere il terapeuta, per tornare fuori, una cosa assolutamente assurda. La speranza è che queste reti assistenziali superano tutti questi limiti, no? E che quindi in qualche maniera si dia lì veramente concretezza quella che era la base vera dell'833, che tutti possono avere le stesse possibilità di cura, no? La stessa capacità di possibilità di accedere ai servizi e lo stesso tipo di terapia indipendentemente dalla regione in cui vive, perché non ci sono 20 regioni con differenze sostanziali dal punto di vista della sanità, ma come dice il mio amico Mantovani, esistono solo 2 tipi di sanità in Italia, quello che funziona e quello che non funziona. Quindi non voleva essere una conclusione, ma secondo me su queste robe concrete poi alla fine bisogna lavorare. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Il tempo sia proprio chiuso.
mangiare con meno glicemia. Adesso non lo so, se vado dall'altra parte mi danno qualche cosa, mi viene un... Speriamo che ci sia una roba ipoglicemica. No, ipoglicemica no, e allora gli dia la glibenclamide. Gli diamo la glibenclamide. Va bene.